notte prima degli esami. Chissà se i maturandi che questa mattina si sono cimentati nel tema prima prova dell'esame di maturità hanno ascoltato questa canzone prima di coricarsi ieri sera, sempre se abbiano dormito. Sicuramente non avrebbero mai pensato di trovare tra i titoli proposti un poeta del Novecento che non appartiene ai grandi nomi. Per l'analisi del testo, infatti, invece di Pirandello, Svevo o Montale, è stato proposto un brano tratto dall'Infinito Viaggiare di Claudio Magris. Per il tema storico, BRICS e paesi emergenti, per il tema generale, la rete della vita, poi Stato, mercato e democrazie, l'individuo e la società di massa, gli omicidi politici e la ricerca sul cervello. Per svolgere la prima prova, gli studenti hanno a disposizione 6 ore. L'invio delle tracce è avvenuto tramite il cosiddetto plico telematico e non più attraverso i fascicoli cartacei. 4 appunto le tipologie: analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve, tema di ordine storico e tema di ordine generale. È importante stare tranquilli, rilassati, leggere bene le tracce, scegliere bene e farlo serenamente, ha detto il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, rivolgendosi ai ragazzi che affrontano la prima prova. L'in bocca al lupo del ministro è stato rivolto anche ai genitori, che di solito sono più ansiosi dei figli. Domani, giovedì, i candidati si cimenteranno con la seconda prova, diversa a seconda dell'istituto. Al liceo classico è toccato latino, allo scientifico matematica, al linguistico lingua straniera, al pedagogico pedagogia, all'artistico disegno geometrico prospettiva architettura. Non ci resta dunque che augurare a tutti i candidati un grande in bocca al lupo. La matematica non sarà mai il mio mestiere.